Quando mancano 90 minuti al Giro di Boa, nell'ultimo atto prima della sosta, il Pineto è chiamato ad ospitare una rivoluzionata recanatese, protagonista assoluta del mercato dicembrino con ben 12 nuovi innesti. Alessandrini conferma per 10 undicesimi la formazione che ha pareggiato domenica scorsa contro la Vastese, con la sola eccezione dell'esordio dal primo minuto dell'ultimo arrivato Marchetti, che prende il posto dell'influenzato Olivieri. Rivoluziona lo scacchiere tattico Daniele Amaulo, che cambia ancora, e con Zane che non ce la fa a causa di una brutta infiammazione e della quercia squalificato, vara per la prima volta in stagione il 4-4-2 con l'esordio di Rachini in difesa e Tomassini e Gragnoli entrambi in campo dal primo minuto. Pronti via, e i locali si fanno subito pericolosi con Esposito, che lascia partire il fendente di Collopieno ma trova la risposta di Stefanelli. Al decimo buona intuizione di Pezzotti per il taglio di Gragnoli, che però arriva in corsa con la sfera che si impenna. Al 24esimo la risposta dei leopardiani con Falomi, che svetta di testa costringendo Giachetta alla parata in tuffo. Giachetta che si supera al 29esimo compiendo un vero e proprio miracolo, ancora su un ottimo Falomi, ma il baby scuola Pescara con un gran colpo di reni salva letteralmente i suoi. La Recanatese conquista campo, il Pineto si abbassa oltremodo e rischia di incassare la rete del vantaggio giallorosso, ma Pera, che approfitta di uno svarione in fase di disimpegno di Mariani, calcia incredibilmente al lato. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Avvio di ripresa al Cardiopalma. Sono passati appena 47 secondi quando Senigalliesi mette in mezzo dalla sinistra. Orlando, nel tentativo di spazzare, chiama al secondo miracolo di giornata un super Giachetta che respinge d'istinto. Poi Lunardini spara alto. Insiste ancora la Recanatese al sesto con il diagonale di Pera, che trova ancora la risposta dell'estremo locale in giornata di grazia. Con l'ingresso in campo di Ciarcelluti e Farias cambia l'inerzia della partita, e al 13esimo in contropiede i locali sfiorano il vantaggio con il doppio tentativo prima di Tomassini e poi dell'argentino, ma Stefanelli risponde a Giachetta e dice no. E l'estremo marchigiano è attento anche sul nuovo tentativo di Tomassini al 24esimo. Il Pineto ora prova a fare la partita e al 35esimo passa anche in vantaggio con la girata di Ciarcelluti, ma la rete viene annullata per offside. Le squadre si allungano nel finale e la stanchezza comincia a farsi sentire. I minuti conclusivi scivolano via senza grossi patemi, se non in pieno recupero, quando proprio prima del triplice fischio finale, Esposito da ottima posizione e con Stefanelli fuori dei pali, si divora letteralmente la palla della vittoria. Termina così ancora una volta in parità, 1-0-0 che mette in evidenza ancora una volta i già noti problemi negli ultimi 16 metri. Ora, durante la sosta, Maulo avrà il tempo necessario per lavorarci su, così come Alessandrini per amalgamare ancora di più la sua rinnovata Recanatese. Mister Amaulo, si sapeva che quella di oggi sarebbe stata una partita sofferta contro una Recanatese totalmente rinnovata, forse un po' troppa fatica nel primo tempo, poi nella ripresa avete provato a fare qualcosina di più, è arrivato 1-0-0. Sì, era una partita difficile perché la Recanatese è un organico importante e quindi sapevamo delle difficoltà. Secondo me siamo partiti bene i primi 20 minuti, siamo stati aggressivi, abbiamo sfiorato il gol, abbiamo messo in diverse circostanze in difficoltà la Recanatese. Poi abbiamo perso campo, abbiamo perso qualche confronto diretto, è venuto fuori la Recanatese che ci ha messo in difficoltà e ha sfiorato il gol in un paio di situazioni. Nella seconda parte di gara abbiamo provato a vincere, tranne i primi 3-4 minuti dove la Recanatese ha avuto un'occasione importante, poi abbiamo fatto la partita fino alla fine, creando diverse opportunità, guadagnando campo e sembrava che il gol potesse venire da un momento all'altro, non ci siamo riusciti, però una prestazione è stata secondo me buona e bene, dobbiamo soltanto continuare a fornire prestazioni importanti. Ecco, anche oggi forse è mancato qualcosa negli ultimi 16 metri, persiste questa problematica e si ripropone? Sì, e poi è una problematica su cui dobbiamo lavorare e non influisce sicuramente
i giocatori schierati in campo inizialmente, perché oggi avevamo una squadra prettamente offensiva con due punte, un esterno di Rocco e lo stesso Pezzotti basso, quindi al di là di quello che se ne dica, a volte le soluzioni o le possibilità in attacco non te le dà lo schieramento delle giocatori caratteristiche prettamente offensive. E dobbiamo lavorare per essere più cattivi e più determinati sotto porta, perché non è la prima volta che ci succede che creiamo tanto e concretizziamo poco. Ecco mister, ci sarà qualche rinforzo nei prossimi giorni, anche se il mercato è chiuso, però ci sono gli svincolati, qualcosina proverà a fare il Pineto? Ma sicuramente, perché sono andati via Bisegna, Napolano e Battista, quindi qualcosina faremo sicuramente. Adesso, senza farci prendere dalla fretta, cerchiamo di valutare con attenzione quello che c'è e poi ecco, non fare il mercato giusto per farlo, ma con situazioni mirate. Mister Alessandrini, una buona partita giocata da una Recanatese praticamente nuova qui a Pineto, con tanti nuovi innesti, forse meritava qualcosina di più? Ma abbiamo avuto un approccio magari non dei migliori, poi dopo pochi minuti siamo entrati nel clima partita, perché giocavamo contro un Pineto che cercava con tutte le proprie forze e le proprie qualità, perché è un'ottima squadra, di vincere la partita, però penso che abbiamo fatto una mezz'ora del primo tempo ottima, dove abbiamo creato diverse opportunità. Così è stato anche nel secondo tempo, però se non si fanno poi i gol magari si rischia di subire contro una compagine importante e brava come quella del Pineto, può capitare anche di subire gol. Siamo una squadra nuova, ha detto bene, dobbiamo crescere, dobbiamo diventare squadra, perché in pochi giorni è quasi impossibile, come se iniziassimo la preparazione adesso e già due partite, se non tre, che le disputiamo all'altezza, mentre in precedenza magari subivamo troppo gli avversari. Adesso siamo una squadra che ci dà fiducia, guardando al futuro ci dà molta fiducia, perché siamo convinti che poi, quando troveremo la nostra identità, i giusti equilibri che già si intravedono, possiamo diventare una squadra per risolvere i problemi che abbiamo. Ecco, lei ha annunciato che vi allenerete anche durante queste vacanze, tra virgolette, di Natale, proprio per cercare forse questo equilibrio e questa compattezza che forse in questo momento ancora mancano, ma non diciamo che già oggi, se non avevi equilibrio, se non lottavi, se non avevi una certa autorità in campo, magari era una partita destinata a perdere. Invece abbiamo saputo lottare, abbiamo chiuso tantissime situazioni di difficoltà, qualcuna anche per merito degli avversari, perché poi esistono anche gli avversari, però insomma siamo stati in partita, abbiamo avuto diverse possibilità di fare gol, non le abbiamo sfruttate, magari dobbiamo essere più cinici sotto quell'aspetto, però conoscendo i giocatori sono convinto che ci riusciremo.